40 anni di storia della scuderia del Portello, sembra ieri Marco Caiani e invece sono passati 4 decadi. Purtroppo sì, e quindi però devo dire che ho passato 40 anni vivendo una storia di un marchio stupendo, vivendo, conoscendo tantissime persone, mi ha permesso di girare il mondo in un modo diverso, non da turista ma da sportivo. Ho conosciuto parecchi affisti in tutto il mondo, ho conosciuto dei posti particolari e ho guidato delle macchine stupende nelle gare che hanno fatto la storia, tipo la carriera panamericana, piuttosto che la Londra Sydney, piuttosto che la Londra Acapulco. Ultimamente abbiamo fatto l'evento la Pechino Parigi, quindi devo dire che io ho dato, ma la scuderia ha dato parecchio a me. Museo dinamico, però qui di museo c'è gran poco, sono tutti pezzi ancora attivi, dalla Formula 1, alla 33 Fleron, addirittura... Noi lo chiamiamo museo dinamico per un motivo, perché anziché portare la gente all'interno del museo, portiamo noi il museo in mezzo alla gente. Ma è bello che li portiamo dove loro hanno fatto la storia, quindi sui campi di gara. Quindi li portiamo i circuiti, li portiamo negli eventi più importanti e quindi vuol dire farli rivivere un po' alla loro maniera. Farli rivivere come oggi abbiamo vissuto un po' tra le vecchie glorie, no? Giusto? Però le vecchie glorie rappresentano la storia. Monza ha 100 anni, quindi è ancora un grande monumento sportivo archeologico di altissimo livello. Quindi siamo direi abbastanza, io sono abbastanza orgoglioso di quello che stiamo facendo e grazie alla passione, grazie a tutto quanto mi ha permesso di poterlo fare. Alfa Romeo rappresenta con Scuderia del Portello il passato, però a Monza abbiamo visto anche il futuro, Tonale, il primo passo della quello che sarà l'Alfa Romeo del domani. Nella mente di Marco Caiani, come saranno i prossimi 40 anni partendo da Tonale? Che cosa ti stai inventando? Vorrei andarmene un po', sono già in pensione, c'è mio figlio e i miei figli che stanno seguendo la scuderia e penso che saranno loro. No, io mi metto muovere la mia fantasia e mi vedo, ad esempio, quando ho iniziato a correre con le moderne, la prima cosa che pensavo era la 24 ore del Nürburgring, no? Perché è un circuito mitico particolare dove ci si diverte parecchio. E abbiamo tentato ultimamente con la Giulia e abbiamo avuto dei grossi problemi, sarebbe bene avere una di quelle macchine lì e tornare a fare la prima cosa una 24 ore del Nürburgring. Bene, allora già con l'occhietto vispo io ringrazio Marco Caiani, presidente di Scuderia del Portello, e buon compleanno per i vostri primi 40 anni. Grazie a voi.